Buongiorno, eccoci qui al nostro terzo incontro tematico che ha un pochino il focus sul tema della valutazione. Il tema della valutazione è un tema importante, è molto dibattuto, è un tema importante perché la valutazione è una parte essenziale della didattica, come sappiamo, ed è importante nelle sue due dimensioni, quindi nella sua dimensione formativa come strumento di feedback nei confronti degli studenti e da parte degli studenti nei confronti dei docenti, per capire come sta procedendo la didattica, come stanno procedendo gli apprendimenti. E per cercare di fornire aggiustamenti, di impostare degli aggiustamenti sulla didattica oppure sulle modalità di lavoro degli studenti, sia naturalmente da parte dei docenti che da parte degli studenti. Questa è la funzione, diciamo, formativa della valutazione che è essenziale. Nel momento in cui la nostra didattica è sostanzialmente a distanza, e la dimensione proprio formativa della valutazione assume ancora più importanza perché c'è ancora più importanza di fornire feedback. La seconda funzione della valutazione è quella che forse conosciamo di più ed è più diciamo diffusa come interpretazione della valutazione. E la funzione sommativo finale, insomma, la funzione di valutazione che è orientata a mettere i voti oppure a valutare gli apprendimenti alla fine di di un percorso scolastico. Questa seconda funzione è altrettanto importante perché comunque sancisce di solito il passaggio da un grado all'altro di scuola. Anche questa seconda funzione ha, diciamo, le sue caratteristiche e anche questa è resa complessa, come abbiamo visto nel dibattito, diciamo, sull'esame di maturità, anche questa, assume delle caratteristiche particolari che vanno tenute in considerazione, nel momento in cui, ci si trova a dover necessariamente fare una valutazione che avviene a distanza attraverso, sistemi elettronici. Sistemi digitali, scusate. Questa è la prima distinzione tra le modalità della valutazione, era una premessa importante per arrivare ad uno degli aspetti della valutazione che mi sta particolarmente a cuore, ossia l'importanza e l'esigenza da parte degli studenti, da parte dei docenti di spiegare bene la valutazione. Spesso si trascura l'importanza di spiegare la valutazione, dando per scontato che la valutazione sia compresa, in fondo tutti da quando vanno a scuola, dalla scuola primaria, diciamo, e imparano ad essere valutati. In realtà spiegare la valutazione, non viene fatto quasi mai, ma è importante perché comprendere come la valutazione viene effettuata, quali sono i criteri, le metriche della valutazione, è importante per gli allievi, perché sono in grado di comprendere quali sono gli elementi che portano a una determinata valutazione e come questi elementi, i criteri, le metriche, sono collegati agli obiettivi di apprendimento. Questo passaggio, che per molti docenti sembra naturale e in qualche modo sottointeso, in realtà spesso non è così immediatamente evidente agli studenti. Quindi il tema della valutazione andrebbe, soprattutto in questo momento, affrontato prima di tutto attraverso una chiara spiegazione del come viene fatta la valutazione e del perché si valuta.
evidenziando che non c'è soltanto la funzione sommativa finale, ma proprio la funzione di feedback nei confronti degli allievi. E per migliorare la funzione di feedback sarebbe importante che i docenti fossero in grado di aiutare gli allievi a comprendere quali aspetti della loro prestazione sono stati valutati in modo meno soddisfacente, se questo è possibile, e portarli a capire quali azioni correttive possono fare. Questo rende più efficace la valutazione nella sua dimensione formativa. In un momento come questo, in cui i nostri allievi condividono la loro quotidianità all'interno delle famiglie, con tutti, diciamo, gli aspetti che abbiamo già esaminato, sarebbe importante anche condividere il tema della valutazione con le famiglie, anche un po' al di là di quello che si fa abitualmente. Abitualmente con la famiglia si condivide la valutazione nei suoi termini sommativi, cioè il voto di fine quadrimestre, il voto di fine anno. Invece questo è un po' il momento, un po' l'occasione anche per spiegare, per provare a condividere anche con le famiglie, che poi in questo momento necessariamente svolgono il ruolo di tutoring dei loro figli, perché no, diciamo, è la cosa un po', cioè un po' portata dall'attuale situazione. E le famiglie, se sono portate a comprendere bene la funzione formativa e quindi a interpretare bene la valutazione rispetto agli apprendimenti, rispetto agli obiettivi di apprendimento, allora sono in grado di aiutare gli stessi studenti a migliorarsi. E quindi, diciamo, in questo momento quello che possiamo dire è che rispetto alla valutazione sommativa finale, quella mirata per capirci a mettere i voti, quella formativa assume un'importanza particolare, assume un'importanza particolare perché gli allievi sono fisicamente distanti, hanno forse più bisogno e più attenzione al feedback, perché le famiglie sono in questo momento necessariamente spesso più pronte a interpretare e raccogliere questi feedback. Quindi forse questo è un momento che ci offre anche delle occasioni per rivedere la valutazione un po' in questa ottica. È importante chiarire anche la responsabilità della valutazione. Non è pensabile in questo momento non chiarire gli aspetti che riguardano la responsabilità degli studenti nella valutazione e la responsabilità che hanno rispetto a una valutazione corretta. Impossibile pensare di impedire tecnicamente, attraverso soluzioni tecnologiche o di altro genere, agli studenti di copiare. L'unica soluzione è quella di chiarire, soprattutto ai fini della funzione formativa della valutazione di cui abbiamo parlato prima, chiarire anche la responsabilità della famiglia, dei familiari e degli stessi studenti. Nel non rendere, vana l'azione della valutazione. Questo naturalmente non toglie nulla al fatto che la valutazione resti eminentemente di responsabilità del docente, che non la può delegare alla famiglia o all'autovalutazione. Il docente resta ovviamente responsabile, ma deve necessariamente, in questo momento in cui anche quella che spesso è un'illusione di possibilità di controllo viene meno, deve necessariamente fare uno sforzo ulteriore per condividere questa responsabilità. I tempi della valutazione assumono anche qui una valenza particolare. Per
Per quanto, come abbiamo già detto all'inizio, ci troviamo in una situazione in cui è stato difficile fare una progettazione che includesse la didattica, cioè che diciamo una progettazione didattica che includesse anche un processo di valutazione, perché ci siamo trovati ad affrontare una situazione di emergenza. Non di meno, nel momento in cui si lavora a distanza, diventa importante, io credo stia diventando chiaro a tutti quelli che. Tutti i colleghi che sono coinvolti in questo processo, che è fondamentale distribuire la valutazione nel tempo, ossia è sempre meno pensabile avere dei momenti di verifica degli apprendimenti. Diventa necessario avere dei momenti, diciamo, finali, è sempre più necessario avere dei percorsi di cui il docente tiene traccia all'interno di un portfolio, di un diario, di una rubrica, e sulla cui base esprime una valutazione. Non posso pensare di arrivare a fare una valutazione di uno studente sulla base esclusivamente di una prova che fa in casa con scarse possibilità di controllo. Devo necessariamente avere una storia del lavoro di quello studente sulla mia didattica. E solo su quella base posso sperare di fare una valutazione. Quindi la valutazione distribuita nel tempo diventa essenziale, fondamentale. E la traccia dell'impegno, del lavoro dello studente necessariamente deve atterrare da qualche parte, di qui l'idea del portfolio, ma naturalmente questo non può essere implementato se io non ho previsto per lo studente delle attività che poi in questo portfolio vadano a finire, quindi degli artefatti digitali in questo caso, che possono andare da lavori di gruppo a lavori individuali, a proposte, insomma, a interventi all'interno delle discussioni. Sono una serie di attività che devono essere già pensate, dovrebbero essere già pensate con il fine di costruire un portfolio di valutazione che almeno supporti la valutazione e dia un po' più di profondità alla valutazione finale, che altrimenti rischia di essere legata a sostanzialmente anche a momenti un po' estemporanei, su cui il docente finisce per avere un controllo molto limitato, anche perché nella scuola non abbiamo soluzioni tecniche che consentano migliorare il controllo durante le prove. Quindi, ricordiamo anche che la funzione formativa dal punto di vista del docente, la funzione formativa della valutazione è essenziale come strumento di feedback per regolare la propria didattica. Abbiamo visto quando parlavamo della pratica didattica come sia importante regolarla sui feedback. Uno dei feedback più importanti è proprio la valutazione formativa. E quindi non soltanto la valutazione finale, ma il feedback costante della performance degli studenti nelle prove o nelle attività. Il tema delle tecnologie che abbiamo introdotto è un tema complesso. Esistono delle tecnologie così definite di proctoring, che consentono, diciamo, che dovrebbero consentire di impedire agli studenti di copiare o comunque di identificare il rischio di plagio da parte degli studenti, il rischio di violazione delle regole per sostenere le prove. In realtà queste soluzioni sono soluzioni tecnologiche che difficilmente possono essere implementate a livello di una scuola, sono soluzioni complesse che implicano un livello di impegno tecnologico sia nell'implementarle che poi nel costruire le prove che non sono alla portata delle scuole e soprattutto risentono di diciamo, un bias anche culturale che difficilmente poi sarebbe efficace senza una serie di interventi
anche grossi su questi tipi di software. Quindi non è una soluzione, non esistono soluzioni tecnologiche che possano assicurarci una valutazione senza interferenze. Diciamo che la soluzione migliore è quella di una valutazione distribuita nel tempo, che sia basata su competenze e su atteggiamenti e che utilizzi le tecnologie per quello che possono offrire, ossia la possibilità di fornirci informazioni sull'assiduità, sull'impegno, sull'attività degli studenti, aiutarci a costruire questo percorso. Questo portfolio, le tecnologie possono aiutarci a costruire più semplicemente un portfolio, un repository che consenta di creare una base per la valutazione distribuita. È importante, sempre rispetto alle tecnologie, e sempre considerando il fatto che gli artefatti su cui si esprime la valutazione sono necessariamente di natura digitale, a meno che non si pensi di fare, diciamo, di passare attraverso le immagini fotografate del compito in classe, ecco, che potrebbe essere una soluzione, ma anche in quel caso. C'è sempre il rischio di confondere la competenza disciplinare che si vuole andare a valutare, quindi gli apprendimenti veri e propri, con la competenza sugli strumenti digitali, laddove uno studente che sta all'interno di una famiglia più avvezzo e più abituata anche la famiglia alla tecnologia potrebbe sembrare, diciamo, più efficace potrebbe risultare più efficace durante la valutazione, mentre invece potrei andare a penalizzare uno studente che magari non ha quelle competenze sugli strumenti digitali, ma forse semplicemente non ha quel livello di accesso. Pensiamo semplicemente a quanta fatica possa costare prestare attenzione a un'immagine o un audio che non sono perfettamente efficaci. Quindi attenzione rispetto al tema della tecnologia, non confondere la competenza disciplinare con quella sugli strumenti digitali, che tutte e due possono essere oggetto di assessment, oggetto di valutazione, però con focus diversi. Un aspetto importante è anche quello del rapporto tra la valutazione e le competenze. Diciamo che forse in questo momento diventa necessario fare una valutazione focalizzata sulle competenze. Diciamo che la valutazione si focalizza più sul processo di apprendimento che sui risultati, come dice il manifesto della didattica a distanza pubblicato dalla SIREM, su un quotidiano nazionale da poco. Diciamo che la valutazione non va a misurare solo le conoscenze apprese, quindi nozionistica, ma deve andare a misurare le abilità e gli atteggiamenti acquisiti e rielaborati in rete durante l'interazione. E questo è inevitabile, se ci pensate, è inevitabile perché io devo costruire il cosiddetto portfolio, devo seguire lo studente nel suo percorso. Per farlo, non può, diciamo, la soluzione probabilmente migliore è quella di, appunto, focalizzare la valutazione sulle competenze e non sulle semplici conoscenze, su un apprendimento nozionistico, cercare di affidare dei compiti di realtà che quindi offrano allo studente la possibilità di mettere in campo delle competenze. Questo
è la riflessione di massima che mi sento di fare rispetto al tema delle competenze. E chiuderei richiamando un pochino la tassonomia di Anderson e Kretol, che riprendono la tassonomia di Bloom e quindi ci richiamano le dimensioni della conoscenza, che è la conoscenza fattuale, concettuale, procedurale e metacognitiva, quindi la conoscenza fattuale, quella legata alla dimensione più nozionistica, concettuale, un pochino più, diciamo, di livello astratto, procedurale più sui processi, e metacognitiva, una riflessione, diciamo, la capacità di riflessione sulla conoscenza stessa. Le dimensioni del processo psicologico e cognitivo, quindi le dimensioni i processi psicologici sono legati all'apprendimento, sono sostanzialmente ricordare, comprendere, l'applicare, l'analizzare, il valutare, il creare. Laddove ovviamente ricordare è più vicino alla componente nozionistica, mentre invece il creare sulla base delle conoscenze apprese è forse l'atto più completo, l'atto più complesso da mettere in campo, e sicuramente creare sulla base di una conoscenza metacognitiva è l'atto più complesso, mentre al contrario ricordare sulla base di una conoscenza di tipo fattuale, nozionistica, è forse l'atto base più semplice. Cercare di focalizzare la propria valutazione sui processi di comprensione, di applicazione, di analisi, di valutazione e di creazione di contenuti, forse è più importante in questo momento. Tanto più riusciamo a spostarci su processi psicologici cognitivi complessi, e tanto più il nostro livello di apprendimento sarà approfondito, quindi il nostro assessment, la nostra valutazione dell'apprendimento sarà approfondito. Io devo concludere questo nostro ciclo di incontri. Spero che le cose che vi ho condiviso siano state utili, siano stati degli spunti, come non poteva essere diversamente, naturalmente. Secondo me, un aspetto importante di questo momento è che ci consente di sperimentare e di approfondire una realtà che mette un po' in evidenza aspetti positivi e critici della nostra didattica. Dover tirare fuori la nostra didattica dall'aula e ricostruirla a distanza attraverso strumenti digitali è complicato, ci obbliga ad una riflessione profonda sulla nostra didattica, su cosa voglia dire fare didattica, e ci mette di fronte spesso da un lato, alla nostra capacità di trovare soluzioni creative ai problemi didattici, quindi provare a insegnare in modo nuovo, originale, cercando di compensare i problemi con delle soluzioni creative. Dall'altra parte ci mette anche di fronte ai limiti della nostra didattica, ma ai limiti non della didattica a distanza, della nostra didattica in presenza. Cioè quei limiti che forse eravamo abituati a considerare in qualche modo secondari o non rilevanti. E quando invece andiamo a fare didattica a distanza, quei limiti vengono fuori tutti. Limiti che sono dati da magari dall'esperienza, da vincoli di varia natura o dal tempo a disposizione, dalle risorse che mancano, dalla difficoltà di costruire delle relazioni con gli studenti in alcuni casi.
Io direi che questa è un'occasione in cui è un'occasione forse unica per molti di noi di riflettere sul modo in cui affrontano la propria didattica ed è importante per trovare anche forse delle soluzioni che vanno anche al di là del momento dell'emergenza, della distanza, che non sono necessariamente legate alle tecnologie, ma all'approccio didattico. Sono degli esempi, secondo me, la possibilità di passare ad una didattica più collaborativa, con quella riflessione sul tempo sincrono e asincrono che abbiamo fatto, che magari può tornare anche poi una volta in aula, alla riflessione sulla valutazione, meno nozionistica e più attenta a, non mi piace dire, alle competenze, perché sembra di ritornare a degli slogan un po' già sentiti, ma legata, diciamo, ai percorsi, a saper fare i percorsi, forse meno al momento nozionistico. Quindi, diciamo, ci sono dei momenti, c'è una buona opportunità di sviluppare. Io ho interpretato questa serie di incontri che mi sono stati chiesti come uno sforzo di offrire un punto di vista e degli stimoli, non di più, anche perché non sarebbe stato possibile fare di più. Spero che questi miei incontri siano stati utili e spero che vi abbiano fatto riflettere. Vi ringrazio per avermi ascoltato e spero ci sia l'occasione di confrontarsi. Arrivederci.